Valle Grascia, una piccola frazione del comune di Montemonaco. E come ogni anno in questo periodo si svolge il presepio vivente. È un paese antico, forse più antico del capoluogo. Qui passava la via che dalla via Salaria arrivava a Fermo e Piane di Falerone, era la diverticolo per accorciare i tempi di percorrenza. Sono rimaste ancora alcune vestigia nelle case più antiche. E la popolazione si applica per poter organizzare sia il presepio vivente sia la festa del paese nel mese di luglio. Collaborano tutti quanti, i pochi rimasti e quelli che tornano per poter organizzare questo presepio vivente. La popolazione partecipa con orgoglio e con piacere, ripetendo i mestieri antichi e collocandoli nella natività natalizia. Poi certamente il tempo qualche anno ci assiste, altri no, siamo riusciti a fare le manifestazioni anche con la neve a mezzo metro. Il paese si presta e tutti i presepi, i piccoli presepi lungo la via principale e tutte le manifestazioni che ci sono lateralmente riportano ai vecchi mestieri. E poi, inoltre fanno vedere come la popolazione viveva tanto tempo fa, anzi non tanto tempo fa ma fino agli anni 50. Era un paese dove la gente viveva in armonia e si davano la mano l'un l'altro anche nei periodi di difficoltà. La partecipazione a questa manifestazione ci porta ad essere ancora più uniti e ad essere di esempio alle altre frazioni, agli altri paesi della montagna. Siamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove la frequenza degli stranieri tante volte è superiore a quella degli italiani. Vorremmo che gli italiani diventassero la maggioranza. Camminare lungo questi boschi, lungo questi sentieri, vedere gli animali selvatici, i ruscelli di acqua pura, sia la cosa migliore per rilassarsi e sentirsi in armonia con la natura.